Coreani, buongiorno. Ecco, finalmente è arrivato in edicola la nuova serie, il primo numero della nuova serie Bonelli, una serie che conterrà alcune delle più belle saghe dei personaggi bonelliani. Primo numero dedicato a Zagor, per partire proprio alla grande, un albo di 290 pagine che ripropone una storia di Boselli Comancheros. L'album, vedete, una bella copertina inedita di Piccinelli. Vi dico inedita perché, essendo una ristampa, ovviamente è già uscita nella serie Zenith. Vedete, questa è la copertina di Ferri, divisa, dicevo, è già uscita nella serie Zenith, divisa in tre albi, quelli che vedete qui: Comancheros, Texas Rangers e La miniera perduta, che sono i numeri da 413, 14 e 15. Vediamo la data quando è stata fatta questa uscita. Questa è un'uscita del 95, quindi un po' di anni fa. Ok, dicevo, questa storia viene riproposta in questo album completa di tutte le sue 290 pagine. Andremo poi a vedere com'è. E c'è da dire che questa Comancheros è la prima, cioè nacque come una prima parte di una trilogia, almeno nella intenzione di Boselli era quella di fare tre albi dedicate, tre storie, tre avventure dedicate all'argomento della ricerca di questo tesoro, poi vedremo nei dettagli. E la prima storia è stata appunto questa qui, diventa l'Arbico Anceros. La vediamo poi la seconda, il seguito di questa ipotetica, perché poi non è mai stata pubblicata la terza avventura, quindi la seconda è Fratelli di Sangue, anche qui con una copertina inedita di Piccinelli. E la terza parte, o almeno una parte della terza parte, scusate, già parole, è quella che si svolgerà poi nell'incontro a dicembre, nello speciale Tex Willer, dove ci sarà il famoso incontro fra Tex e Zagor. Allora, come vi dicevo, la copertina inedita di Piccinelli. Poi vi diamo nella seconda di copertina il libro dedicato a Zagor contro Super Mike, che uscirà a ottobre, primi di ottobre, e i credits, che sono quelli ovviamente dell'originale, cioè storia di Boselli, disegni di Andreucci, copertina nuova di Piccinelli, poi il lettering di Omar Twiss. Il frontespizio è uguale, ha soltanto una banda nera intorno con scritto le grandi storie Bonelli. Ok, l'introduzione è di Boselli, che ci racconta come è nata questa storia, dove ha preso spunto e del perché doveva essere una trilogia. Lo spunto ve lo accenno. Ecco, qui vedete anche le copertine della serie originale che vi ho appena fatto vedere. Dicevamo, lo spunto a Boselli gliel'ha dato questo albetto qui che vedete, I tesori perduti. Questo è un albetto che venne allegato allo speciale di Zagor, il numero 2, come potete vedere, dove venivano raccontate 12 storie vere di tesori nascosti o spariti, insomma, che avevano un alone di mistero realmente accadute. Boselli capì che c'era un po' di spunti interessanti per poter scrivere delle storie. Quando si ritrovò poi a scrivere il nuovo corso zagoriano per dare una nuova linfa e una nuova era, una nuova partenza all'era zagoriana, prese spunto da queste leggende per scriverci questa storia. Che okay, la storia, ragazzi, non vi sto a dare in molti dettagli, ma è una storia molto avventurosa. Sappiamo che c'è Digimon Bill alla ricerca di un tesoro, quindi sarà sicuramente una storia molto avventurosa, molto divertente. Bellissimi i disegni di Andreucci, un giovane Andreucci, come ci racconta lo stesso Boselli. Però ci sono delle tavole veramente notevoli. Classica storia western,
Volevo far vedere qualche tavola di Zagor se la trovavo. Ecco. Molto molto bella. Ok, quindi una storia da leggere tutta in un fiato. Non vi farò vedere la fine. Qui c'è la pubblicità della tela di copertina dei cartonati di Tex Willer, la serie del giovane Tex. Li trovate in libreria o in fumetteria. E come vi dicevo, a novembre è bimestrale questa serie. Uscirà il secondo volume, sempre di Zagor, con Fratelli Sangue, che è il seguito di questo qui, Comancheros. Copertina bellissima, tra l'altro, ragazzi, di Piccinelli. Prezzo 8,90. Non è un prezzo molto basso, ma insomma sono tre albi messi insieme con una copertina inedita. Ok. Per chi non ha letto questa storia, ragazzi, la suggerisco perché è veramente una bella storia avventurosa, piena di azione, di mistero. Insomma, a me poi le storie dove c'è da cercare tesori o roba simile che poi contengono un viaggio, indizi, mappe, mi sono sempre piaciute. Boselli sappiamo bene come scrive, quindi è una garanzia, con i disegni di Andreucci, un giovane Andreucci, come vi dicevo. Non può che confezionarci questo duo, confezionarci un prodotto godibilissimo. Ok, in edicola, ragazzi, da oggi Le grandi storie Bonelli, numero 1 con Zagor, primo volume, Comancheros. Buona giornata a tutti.